Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Irak, rapper londinese potrebbe essere l'assassino di Foley. Caso Iara, legale di Bossetti, nessun accesso a siti pedopornografici. Contro Esodo, al via il fine settimana dei rientri. Potrebbe essere il rapper londinese 23enne Abdelmayed Abdelbari, l'assassino di James Foley, il giornalista americano decapitato 4 giorni fa. Lo scrive il tabloid britannico Sun, secondo cui Barry, che si fa chiamare John e che insieme ad altri due jihadisti britannici forma il gruppo soprannominato Beatles, responsabile della gestione degli ostaggi stranieri, si troverebbe a Raqqa, roccaforte dello Stato Islamico. Non ci sono accessi a siti pedopornografici. È una smentita secca quella che Claudio Salvagni, avvocato di Massimo Giuseppe Bossetti, affida all'ADN Kronos. Una replica al quotidiano La Repubblica, che stamane sostiene come i primi accertamenti sui computer sequestrati a casa del 44enne, dietro le sbarre con l'accusa di aver ucciso Yara Gambirasio, stiano forse svelando il movente del delitto della giovane di Brembate. Dalle memorie analizzate emergerebbe come su un motore di ricerca sia stata digitata più volte, l'ultima lo scorso maggio, la parola 13enni seguita da caratteristiche e dettagli porno. Weekend da bollino rosso su strade e autostrade italiane. Il controesodo estivo, iniziato nei giorni scorsi, entra oggi nel vivo per il fine settimana clou dei rientri dalle vacanze. Numeri di passeggeri da record anche in aeroporti e stazioni. Intanto è allerta maltempo oggi sul centro-nord e in particolare su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio. È stato ritrovato il corpo del capitano Mariangela Valentini, la quarta vittima dell'incidente tra i due tornado avvenuto martedì scorso nei cieli delle Marche. Il ritrovamento è avvenuto in tarda notte. Nell'area è stato ritrovato anche il cadavere del suo navigatore, il capitano Paolo Pietro Franzese, e una delle due cabine di pilotaggio dei tornado, completamente bruciata. Aumenta, soprattutto al sud, il rischio usura per famiglie e imprese, alla luce del calo del credito erogato dalle banche, meno 97,2 miliardi di euro negli ultimi due anni. È l'allarme lanciato dalla CGA di Mestre, che sottolinea come tra la fine del 2011 e lo stesso periodo del 2013 la diminuzione degli impieghi bancari alle famiglie è stata di 9,6 miliardi, meno 1,9%, mentre quella alle imprese è stata di 87,6 miliardi, meno 8,8%. Mark Chapman, l'assassino di John Lennon, rimarrà in carcere. Gli è stata negata infatti per l'ottava volta la concessione della libertà condizionata. Chapman, 59 anni, è in carcere da quando uccise l'ex Beatle nel dicembre del 1980. Ritenuto dalla giustizia USA potenzialmente ancora pericoloso, dovrà ora attendere almeno due anni per presentare una nuova richiesta. L'Atletico Madrid si aggiudica la Supercoppa di Spagna battendo in casa il Real Madrid per 1-0 nel match di ritorno dopo l'1-1 del Santiago Bernabéu. Il gol partita per gli uomini di Diego Simeone è stato messo a segno dal croato Mario Mandzukic al secondo del primo tempo. Il pallone d'oro Cristiano Ronaldo ha giocato solo il secondo tempo, subentrando a Toni Kroos.